Questo per fare leggero. Sono tornata a finire della famiglia tipo 24 anni fa, non tipo meno di 24 anni fa, sono tornata a casa della Sardegna. Io mi sono svegliata alle 3:30 di notte, è stato bellissimo. Oggi sono andata a dormire alle 2 e mi sono svegliata alle 7. Quindi questo è quello che mi servirà per sopravvivere a questa giornata. Questa è la valigia per il viaggio di 4 ore di giorno, farò. E niente, torno a parlare. Questa è la dimostrazione di quanto voglio bere le mie e di quanto adesso probabilmente Giovanni mi odia. Sai, si parla questa signora di fare una notte. No, sì, siamo in un gol, quindi la settimana della mia vita sono fatta la vita veramente dopo tipo 10 ore che l'avevo disfatta. La settimana comincia a migliorare le mode. Andiamo a Ferrara! Ma che ti lamenti? Ma cosa ti lamenti che mangi tutto a sbaffo? È bella la magia del compleanno. Intanto il 25 settembre ce ne dovrebbe essere un altro. Vediamo, non mi fanno parte. Spremiti le meningi. Spremiti le meningi. Ciao! Ho perso il treno. Questa giornata. La seconda volta. Pur partendo grazie, traffico di Milano. Pur partendo un'ora prima. Milano. Bene, la giornata continua. Andiamo. 2 ore di attesa sezione. Vai. Sei felice? Oggi è uno splendido lunedì. Stai attento, mio. Cercando di non perdere anche questo. Meglio se ci avviamo. Forse stavolta ce la faremo. Buonasera, qua dietro la classica postazione da Ferrara. Stasera sto per andare al compleanno di Lucia, uno dei motivi per cui sono qui. Come sa chi mi conosce da tempo, io, cioè, per le persone a me più importanti, veramente c'è questa manciata di persone che si contano sulla dita di due mani, per cui farei queste cose all'infinito. E Giovanni forse mi odia un po' per questo, ma gliel'ho sempre messo in chiaro che ci sono certe persone che sono più importanti praticamente di qualsiasi altra cosa. E quindi mi ha odiato quando non siamo potuti partire a luglio perché c'era la laurea di Alice. Probabilmente mi ha odiato stavolta. E siamo tornati prima dalla Sardegna, quindi sì, abbiamo accorciato un po' la nostra vacanza, ma ci tenevo tantissimo a essere qui. Perché come sapete a settembre è il mese dei compleanni, una delle persone più importanti nell'universo, anzi adesso tre perché c'è anche Giovanni, però è sempre stato un mese importante, c'è anche il nostro anniversario, è vero, però è sempre stato un mese importante in realtà e continua a esserlo, perché oggi c'è il compleanno di Lucia, dopo domani c'è quello di Nicole, quindi sono giorni di festeggiamenti, stasera andiamo alla cena di compleanno di Lucia, domani cena a casa di Nicole, la sera dopo c'è Nicole che festeggia con i suoi amici, quindi torno per festeggiare Nicole di nuovo. Giovanni invece è rimasto a Milano, anzi è in trasferta per lavoro in realtà da domani. Sono qui per le mie amiche, spero che loro sappiano quanto, anzi lo sanno sicuramente perché davvero queste cose le faccio sempre e lo so che lo sanno quanto veramente faccio i salti mortali, cioè a meno che non ci sia un impedimento tipo, non lo so, un esame o una cosa del genere che veramente non posso spostare, io faccio sempre i salti mortali per esserci in queste date importanti. Spero che sappiano quanto tengo a loro. Anche perché oggi, raga, ho un sonno. Stamattina di buon'ora alle 7, sveglia e fresca come un fiorellino. Ed ora vado al compleanno. Ho bisogno di un giorno in cui non punto la sveglia, mi sveglio tipo a mezzogiorno. Io non punto una sveglia, o anzi, ne punto una tipo alle 12, c'è un po' di emergenza, perché io mi conosco e quando ho veramente veramente sonno io tranquillamente posso dormire fino alle 4 del pomeriggio. Storia vera, una volta mi è capitato, una volta sola però. Io invidio un sacco quelle persone che dicono, cioè un po' le invidio un po' no, perché dormire a volte è bello e ci vuole, soprattutto per recuperare da delle tirate come queste. Ho sonno. Però appunto sì, dicevo che invidio le persone che hanno tipo un orologio biologico e dicono ah io anche se non punto una sveglia mi sveglio naturalmente alle 7 di mattina, perché io cioè se non punto una sveglia col cavolo, è pericoloso, io punto sempre una sveglia anche nei giorni in cui non ho niente da fare, perché se no mi sveglio alle 4 di pomeriggio e perdo una giornata intera, cioè è pericoloso, il mio orologio biologico non so, forse non funziona, so solo che rischio di dormire in eterno, tipo bella addormentata nel bosco, come oggi, la maglietta. Era perfetta per descrivere me oggi. Detta questa super chiacchiera di aggiornamento, questo è quello che mi aspetta in questi giorni. Sono molto contenta di essere qui. Questo è altro. La fatica non si sente neanche veramente per fare una cosa del genere. Ero io che ci tenevo, nessuno me l'ha mai chiesto di farlo, quindi sono solo contenta di poterci essere. E ora andiamo a festeggiarle per bene insieme, a mangiare della pizza e poi a dormire. Spero. Sarà bellissimo stanotte toccare il cuscino.
Tanto auguri a te, tanto auguri a te. Buonasera, per voi questa veduta speciale del mio bagno. Lo so che è uno sfondo totalmente irresistibile. Sono qua a Ferrara per la famosa settimana dei compleanni. E domani è il compleanno di Micol, o meglio, stanotte è mezzanotte il compleanno di Micol. E domani festeggia con tutti i suoi amici, quindi ovviamente vado. Però andiamo anche stasera per fare una cena in famiglia, quindi con mia mamma, appunto mia zia e Micol. Credo siamo solo noi e non altri ospiti esterni. Perdonate per lo sfondo bagno, ma purtroppo è letteralmente l'unico punto davanti a una finestra. Sta venendo un buio atroce e in questa stanza ho solo una luce che è praticamente arancione. Se non ci credete ve la faccio vedere. È arancione. Quindi sto usando l'ultimo barlume di luce per aggiornarvi Phineas e Ferb, che ci è sempre piaciuto fin da quando eravamo piccoli. Ci siamo appassionati insieme, è uscito un nuovo film, dobbiamo assolutamente vederlo. Il suo regalo di compleanno è decisamente a tema. Non so, non mi piace proprio stasera, mi vedo con una faccia strana, non capisco, mi vedo diversa dal solito. Forse è la luce che fa schifo, basta. L'aggiornamento finisce qui, solo per dire che stiamo andando a farci questa serata tra cugine a mezzanotte del suo compleanno. E quindi festeggiamo insieme e facciamo una serata normale di relax cuginesco. E credo che il campanello sia mia mamma che è arrivata. Andiamo. E sì, l'outfit di oggi è molto rocker, non so perché. Ma del resto non serve una vera spiegazione per gli outfit, cioè ne avevo voglia, me lo sono messo. Fine della storia, non so perché dovrebbe esserci un perché. E così basta. Da qui che non lo aspettano, tu che vada così. E se levano le sue chiezze, scherupassi. E a menti, caro bike. Se ne prendo stai. Oh, merda. It's short. Yeah. Bravo ragazzo, molto bravo. La confezione intanto. No. No. Ma che altre cose che era per confonderci le idee. Ma guarda, sì. Ma dove hai trovato la confezione? I know. È mezzanotte. Ancora tanti auguri. Piccola ventunenne. Buonasera, altra sera, altra festa di compleanno. Oggi vado alla festa di compleanno di Micol con i suoi amici, quindi ieri era una cosa più familiare. Oggi invece ci sono anche un sacco di persone che non conosco. Lucia dovrebbe esserci, quindi almeno un qualche punto di riferimento oltre alla festeggiata ce l'ho. Vado a prendere la macchina, anche perché è ora, non vorrei arrivare troppo in anticipo, ma anche il ritardo non va mai bene, quindi 21.14. Direi che sono in orario per le 21.30. Sì, dai, magari un minutino aspetto. Non mi capita spesso di essere pronta in anticipo, ma a volte capita. Ufficialmente sono a casa. Sì, non ho registrato clip perché ero così assorta nella conversazione che non ho vlogato. Questo di solito in realtà vuol dire che è stata una bella serata. Adesso è ora della nanna, sono è 1.34. Quindi sì, decisamente ora della nanna, ma una cosa, non c'è niente di più bello che guidare da soli, tipo tardi quando non c'è nessuno in macchina in strada, di un rilassante tipo con la musica. È una cosa più rilassante del mondo. Bellissimo. Questo è quando è veramente bello guidare, perché di giorno nel traffico in effetti non è poi tutta questa gran gioia, c'è solo gente frustrata che clacsona e che si lamenta. Questo è il momento in cui è veramente, veramente rilassante e liberatorio guidare. Basta, ora della nanna, spegniamo. Chiavi l'ho presa. Stavo per lasciare il cellulare in macchina. Che genialità totale. Wow. Ho decisamente sonno, mi sa che non ho ancora veramente recuperato dalla viaggio in Sardegna e dalla sveglia alle 3 di notte per prendere l'aereo. Domani dormirò? No. Ormai nulla, dormirò settimana prossima. Dovrei
vorrei dormire una settimana intera per recuperare da quanto poco sto dormendo adesso. Buongiorno, la mia settimana ferraresi di amiche continua e niente, mi sto preparando per uscire, sono anzi in realtà direi quasi pronta e nulla, adesso stiamo aspettando, cercando di capire qualcosa perché Carolina ovviamente ogni tanto scompare. Sì, sto parlando con te Carolina che non rispondi ai messaggi. Quindi non so quando partire, posso prendere Lucia, lei posso prendere Rachele e ci troviamo, andiamo a pranzo fuori. Sono gli ultimi giorni, poi domenica torno a Milano e nulla, andiamo a pranzo fuori, vado a prendere Luci. Carolina, magari ci dicessi se sei partita da casa sarebbe utile. Avete anche voi quell'amico che all'ultimo secondo, quando bisogna organizzarsi per uscire, chi va a prendere chi, eccetera, scompare, cioè... È un problema serio. È sempre più difficile organizzarsi quando si è in un gruppo tipo di più di due persone principalmente. Poco male, andiamo, mal che vada arriveremo in anticipo. Che sarebbe una rarità, anche ieri sera sono arrivata con mezz'ora di anticipo, cioè non è da me. Non so cosa mi sta succedendo, o sono gli altri che sono più ritardatari, oppure sono io che sono più puntuale. O forse è un mix di entrambe le cose, può essere. Ho un aspetto decente? Ma sì, più o meno. Sistemiamo il mascara. E poi mi lancio all'avventura. Oddio, mi sono conficcata l'occhio col mascara. Sto piangendo. Ma sì, diciamo che va bene. Puntualissima, fantastico. Ora partiamo. Ok, Lucy, io sto scendendo le scale adesso, quindi tempo di entrare in macchina, azionare il motore e parto per venire da te. Se c'è qualche problema, dimmelo ora o mai più. Sono ancora in tempo ad aspettare, ma se no io parto. Andiamo. Oggi fa di panino e ci hanno molto distanziate, siamo in una tavola rotonda praticamente, quindi se vogliamo avvicinarci non possiamo. Il nostro leggerissimo pranzo di oggi è questo. Non scende, ma è terribile. Cosa che hai detto? Lo sapevo. Ma ho voluto assecondare il tuo desiderio, lo so che in realtà volevi dire al nostro pubblico. Ti volevo convincere a non farlo, ma come vedi l'effetto con... Ok. Ma è brutti, raga, è bruttissima quella canzone, smettetela subito. È assolutamente orrenda. Sì, no, non è bella. Però... Quale canzone è questa? Questa, ma è orribile. Sei d'accordo? Ma che Pink! È già cambiata. Da quando che Pink ha fatto Super Mendo, Super Booster? Mi sa, è famosa di Pink proprio. Magari potessi fare così. Questa via, però prenda questa via, metta la freccia dentro. Cioè, è bello che sì. Facci vedere la tua blusa, bellissima. È una bellissima blusa. Bisogna dirlo quando vai detto. Non sai cosa mettere. Aiuta il fatto che l'abbia regalata io, quindi c'è. C'è tutto per quello. E l'hai messa per sentirti cool. Andiamo per andare a cena fuori, l'ultima sera che sono qua a Ferrara. E niente, per 10 giorni in realtà, quindi non è questo gran saluto come altre volte, perché per fortuna appunto ancora per una settimana non comincio l'università, quindi poi magari durante l'anno sarò un po' più bloccata a Milano, però per ora ancora posso tornare avanti e indietro abbastanza facilmente, anche perché le lezioni saranno in parte online, quindi insomma... Sì, è un saluto un po' parziale, diciamo, però sì, per ora è l'ultima sera, per questa settimana, ecco, della mia vita, mi sento, non so, Anna Montana. Per metà Ferrara, metà Milano, praticamente, faccio avanti e indietro, una doppia vita. La grande città e la provincia, il meglio dei due mondi. Quindi andiamo a cena, e ho molta fame, e sono molto in mood autunnale, all'improvviso, anche se fuori fa un caldo pazzesco, ho portato solo pantaloni lunghi e me ne sto gravemente pentendo, perché sto sudando, cioè in questi giorni veramente c'è un caldo bestiale. Colpa mia che ho sbagliato valigia, perché sono tornata dalla Sardegna e quindi ho pensato automaticamente ok, c'era un giorno grigio, un po' di pioggia, un po' di nuvolo e ho pensato automaticamente bene, basta, finita l'estate, è cominciato l'autunno, è ufficiale, quindi ho cambiato, so praticamente per fare il cambio stagione, non lo so neanche, ho portato solo cose autunnali, camicette, cardiganino, una giacchetta e non ne ho usato nessuno. Vabbè, per la prossima volta mi serviranno le cose autunnali, spero, perché questo caldo non lo voglio più. Comunque, a parte questo, sto parlando abbastanza vanvera e non va bene perché ora di andare a cena, quindi metto le scarpe e poi faccio la tradizionale cena dell'ultima sera qui a Ferrara con i miei genitori. Così ci aggiorniamo sulla vita. Bene, vuol dire che è ora di uscire rapidamente. Vuol dire che non va affatto bene. È la fine.
prossima. Potrebbe vagamente cambiarci la vita.